Buongiorno fiorellini, fiorellini, oggi piove e perciò facciamo solo qua dentro il video. E il mio compleanno, oh, non entra la marcia, non so, capisco. Oh, ecco, il mio compleanno era mercoledì prossimo, però sabato e domenica questa c'è Nicole. E invece sabato e domenica della prossima settimana non c'è perché va dal padre. E allora ho deciso da farlo prima, il sabato prima, però sono 3 giorni prima del compleanno, non è che è domani che è sabato. E insomma niente, adesso vado a camminare. Quando vengo qua c'è il bar, non mi ricordo come si chiama, qua fabbrica, questo fa, dove ho fatto la torta ragheri, che si chiama pasticceria Marco Caffè, fa certe torte. Va bene, adesso inizierà la sigla e poi continueremo a parlare dopo. Ecco, sono ritornata sempre allo stesso punto di prima di parlare. Pasticceria Marco Caffè, perché qui se vado dall'altra coppa per me è più comodo. Però mia figlia, quella c'ha la figlia piccola, ha detto che è più corto qua. Però ci stanno due stop. Prima di fare il primo stop, fa il pezzetto, fa l'altro stop, proprio vicino. Oggi piove, è un casotto per registrare, perciò non posso registrare perché se mi si rompe il telefono non posso comprarmi il telefono. E perciò registriamo solo dentro la macchina perché piove oggi. Porto l'ombrello e non sto dicendo una stupidaggine, ma vi faccio vedere. Vedete? Che è tutto bagnato per terra. E vabbè, comunque. Adesso stiamo andando a Civita. Ecco, allora faccio questa settimana, questo sabato e domenica, il mio compleanno 3 giorni prima, perché faccio il 15, poche parole, perché 16, 17, 18, 19, 4 giorni prima. E il mio giorno proprio del compleanno invece, penso che andiamo a Terni, andare a Burger King per il mio proprio compleanno. E allora adesso ieri ho telefonato al ristorante cinese perché andiamo là, dove andiamo sempre a fare compleanni poi. E oggi fa freddo, ci si fuma pure. E poi andiamo, oggi vado, ecco, passata a casse. Andiamo a camminare. Poi dopo forse andrò a Nepi per prendere l'acqua. Costa di meno, ieri sono andata alla Coppe, sia a Fabbrica sia a Civita, costa più di Cafour. E vabbè, comunque dopo vado. E vabbè, tanto col gas vuoi fare le miliardi di giri. Ma mi è rimasta una pallina sola e ci faccio altri quasi 100 km con una pallina. E insomma adesso andiamo giù. Voglio mettere il gas domenica e devo andare da mia sorella, però mi sa che tocca metterlo prima perché mi è rimasta una pallina sola. Però c'è tanti chilometri, fai, metti. Ho fatto 2 pieni già questo mese, siamo a 14. Altri 2 pieni dovrei fare,
perché io vado parecchio in giro con la macchina, perché vai a Nepi e vai a Civita, poi rivieni su, vai a Nepi e a Fabbrica, solo facendo, andando giù, rivenendo su, faccio 30 km solo per Fabbrica Civita, 30 km faccio. Ciao. E niente, adesso stiamo andando a Civita Piovicica. Io già ho preso la medicina senza la colazione. Così spaccherà lo stomaco, giù un altro, vabbè. E niente. Sto bevendo latte di soia, di Valsoia proprio, E sembra che mi fa, non mi fa male, comunque adesso manca respiro, vabbè oggi respiro meglio perché piove, non mi ero accorta che pioveva, mi sono accorta perché dovevo, cioè il soggiorno di mia nipote qua, e allora l'ho dovuto dare il soggiorno a mia figlia, che c'è un soggiorno solo, vabbè, io lo prendo quando viene con noi lei e poi dopo io lo metto dentro la macchina, oggi se gli serve, tanto io non è che la porto tutti i giorni, boh, mi serve per domani, perché non lo so, forse noi andiamo giù prima perché devo andare a prendere la torta, queste cose qua, e perciò niente, tocca a te. Questa spazzola ancora mi legge, vabbè che io ce l'ho pure un po' di cheratina ancora, cioè l'effetto della cheratina pure se i capelli ormai sono venuti quasi normali, che si vede questo verso su così, io magari gliela liscio sempre con la spazzola, io ho provato a sugargli con la spazzola grande, però non viene bene perché noi siamo ricce, perciò non è che ci dobbiamo fare boccoli, roba così, siamo ricce, un riccio ondulato, che tu fai un riccio ondulato, questo va meglio per persone che hanno capelli lisci, allora devi fare un po' ondulato, perché chi ce l'ha lisci mi vuole pezzi ricci, chi ce l'ha ricci di muore lisci, è già contenta papà, insomma, e insomma niente, adesso io mi faccio con quella spazzola, una volta ci ho provato a fare con quel ferro dei boccoli, però non gli si è fatta rachere, penso che le devi, perché io prima gliel'avevo asciugata con la spazzola che liscia, quello che uso, che vi ho fatto vedere, e poi dopo l'avevo fatti i boccoli, ma non li sono retti perché l'ho lisciati, quello non è un ferro per arricciare come piastra, roba così, perché se c'è la piastra, quella ferro proprio, allora si ti allisci, poi ti fai quella è un forno che ti ci fa i boccoli, poche parole, spazzola che ti allisci i capelli, spazzola che ti fai ondulati, un'altra ondulata più gonfi, però è una spazzola che ti asciuga i capelli, ti fai con queste spazzole qua, una specie di parrucchieri che ti fanno con le spazzole, roba così, e invece quella che ho io è una spazzola pallicciata, però non è una piastra, è un forno con la spazzola attaccata, mentre asciughi i capelli, te li pettini e via, e
Io però c'ho quell'altro spazzolo, ma prima cosa io ho i capelli corti. Seconda cosa, io mi ci metto pure l'olio per, diciamo, i capelli, la chene, no. Questa macchina davanti, questa schizzata, ti vedi come sporcherà la macchina. Io c'ho la macchina grigia a casotto. E perciò, niente, adesso mi fracio. Non mi prende il raffreddore domenica da andare da mia sorella. C'è sempre il raffreddore da mia sorella o da parchere. C'è sempre la tosse. Non ce l'ho tutto il periodo, ma quando vado da loro metti acqua la tosse, non so perché. Boh. Come l'altra volta, allora, quando mi ero fatta i capelli ramati, 4 mesi fa quasi, mi era presa pure la febbre, ah no, lì c'avevo la tosse. Invece 2 mesi fa quasi, mi sono fatta questo colore qua, mi ha preso la tosse perché avevo avuto la febbre qualche giorno prima. Mi ha preso la febbre perché avevo questa tosse. Io mi raffreddo con facilità, mi raffreddo con facilità. Comunque stanno arrivando i capelli naturali, se vedi, stanno per i capelli naturali. Oggi ho portato pure la spazzola, che dopo porto l'ombrello e mi tiro su questo, con questo cappello per non far, per non bagnarmi. Però purtroppo non posso fare il video perché piove. Siamo a primavera, 14 aprile, e piove. Io mi ricordo quando ero ragazzetta, ragazzina, proprio ragazzina, che andavo, facevo le elementari, a marzo, già tutti andavamo a maniche corte, ma adesso tocca vestirsi ancora di ferro. Io mi sono, ho tirato giù da, cioè l'armadio grande, quello lì. Prima era la camera di Rachele, me lo sono preso io con l'armadio, dove stanno poi i cani più vecchietti, se c'è il letto dormono a caldo, perché di fuori c'ho paura, perché siccome loro sono ciechi, sono diventati ciechi purtroppo per l'età, dormono lì, però io ho i panni da dentro, ho tirato giù i panni estivi, mezza stagione estivi, proprio così, me li sono lavati, intanto così li metto dentro l'armadio. Si fa caldo all'improvviso, perché io speravo il giorno compleanno mio fosse caldo, ma quelli hanno teso sulla televisione che mi sa tocca 26 maglioni pesanti perché potrebbe pure nevicare, non lo so, vabbè, a me non mi importa perché vabbè, mi metto le cose invernali, vabbè, ma c'è una pettinatina, ma era pettinata, però quando tiri sul cappello. Questa spazzolina qui che la uso pure, vedete, per quanto me lavo, robe così. Comunque io spero che quella spazzola, pure quando verranno i miei capelli di cacca, che a me non mi piacciono i miei capelli, chi mi segue da tanto lo sa, non mi piacciono e perciò, vedete, già qua, tutte onde qua, e che mi servono. Ah, spazzola che mi fa un di, guardate, guardate, ricci qui. E vabbè, comunque, perché come dopo tirerò su questo cappello da schifezza, hai capito? Vabbè, comunque, niente, adesso vado a camminare e ci vediamo dopo. Perché qui i capelli del casino, vabbè. Poi devo prendere l'appuntamento pure dal parrucchiere. Ah, fine mese. E niente. Fammeli fa a maggio. Però mi devo ricordare che io devo dire che il 5 maggio c'ho da fare. Non mi posso andare a fare i capelli. Stabilità. Il primo no perché è festa. Le 2 o 3, boh.
Vediamo quanto me lo dà. Perché dopo, io penso, dopo fatto il tacche, non penso che me lo danno subito con la risposta per cosa del tacche. Ma mi devo credere di andare su un'altra volta. Meno male che ho la macchina a gas perché devo andare lontano. Mi ci vuole un'ora, 2 ore, boh. Non so quanto mi ci vuole per fare. Arriva lassù. Vabbè, comunque. Preso la pasticca senza mangiare, pensare da rigettare. Me invece così mi ci verrebbero se mi faccia piastra. Penso. Come che io mi voglio fare lunghi capelli e non voglio che mi si rovinino i capelli. Tanto tempo che mi voglio comprare questa spazzola perché papà della Brown mi aveva comprato questa spazzola che era della Brown, c'aveva le spazzole e il pettine. Io mi asciugavo i capelli col pettine, mi ricordo. Di questo cosa qua. Beh, era una specie di questa qua. Bellissima. Però era della Brown. Invece della spazzola c'era il pettine. Che con questo pettine ti pettinavi e ti si lisciavano i capelli. Adesso vi lascio perché vado a camminare. Ci vediamo dopo. Ciao. Speriamo che non mi raffreddi come faccio. Ecco fiorellini, fiorellini, mi sono legati i capelli perché domani è sabato, oggi è venerdì, perciò mi lavo i capelli domani e allora mi sono legati i capelli. Si sono allungati, sì, pezzetto. Vabbè, adesso sono arrivata a casa perché il tempaccio brutto, si vede, il tempaccio bruttissimo. E adesso finiamo il video, spero che vi è piaciuto e vi è fatto compagnia. Adesso vi lascio, ciao, prossimo video.